Il lavoro di stamattina è molto importante. Da questo lavoro noi poi decideremo se è possibile andare avanti oppure è stato solo un bel sogno, ma non abbiamo poi le disponibilità, le risorse per poterlo realizzare. Per cui è molto importante che nei gruppi di lavoro vi atteniate strettamente a queste tracce, a queste domande, cercando di dare su queste domande degli elementi il più possibile concreti, obiettivi e precisi. Prima domanda è quella più ampia, no? Nel territorio della diocesi dove svolgete il vostro ministero, abbiamo raggruppato alcuni decanati, come vedete sotto, quindi diaconi del primo, secondo, terzo, quarto e quinto decanato, che faranno un unico gruppo di studio, dovranno riferirsi a quel territorio, che è il territorio della città di Napoli sostanzialmente, no? Quelli là, per esempio, dei decanati sesto e nono, dovranno riferirsi al territorio della città di Napoli, però alla periferia est, quindi la zona di Ponticelli, di fino alla ferrovia, così quelli dei decanati 12 e 13 all'area vesuviana, no? Da San Giorgio fino a Torre Annunziata. In questo territorio è riscontrabile una particolare urgenza sociale della quale la comunità cristiana potrebbe farsi carico in modo stabile con la presenza di una diaconia? Quindi la prima domanda ci invita a osservare il nostro territorio mentalmente, a fare una breve ricognizione e dire: ma qual è in questo territorio l'urgenza sociale più grave di cui nessuno si prende cura, che potrebbe invece con la Chiesa e con una tenda lì, no, cominciare ad andare incontro a queste difficoltà? Alcuni potrebbero dire, non lo so, in quest'area è il problema dei senza tetto, oppure in quest'area è il problema dei tossicodipendenti o dei carcerati. Quindi capire quale può essere l'urgenza sociale propria di quell'area, di quel territorio. A volte ce ne saranno molte. Allora capire qual è quella prioritaria, quella che può diventare anche segno di speranza per quell'area della diocesi. Poi, quindi dobbiamo dedicare un certo tempo, siccome i gruppi di studi dureranno un'ora e un quarto, diviso 5, 10 minuti a domanda, per mettere subito a fuoco gli elementi che poi ci servono. Secondo, va bene, c'è questa esigenza, questa priorità. Adesso andiamo a vedere se c'è la possibilità di rispondere con una diaconia. E qual è la disponibilità che dobbiamo accertare in primo luogo? La disponibilità di alcuni diaconi con le loro spose. Perché se non c'è quella, non si parte proprio. Facciamo un esempio. Nella zona vesuviana ci sono 30 diaconi per ipotesi. Di questi 30 diaconi, quanti con le loro spose sono disponibili a cominciare questa avventura, questa esperienza nuova? Ce ne sono almeno 2, 3, se no non possiamo andare avanti, no? Per realizzare un'eventuale diaconia in questo territorio, potreste valutare se vi sia una disponibilità concreta da parte di alcuni diaconi delle loro spose e quanti? Se no, non c'è niente da fare. Se il vescovo non ha la mano, come fa a mettere la tenda? Terza domanda, ma no, il diacono è la prima disponibilità che dobbiamo accertare, ma non basta. Dobbiamo capire anche se ci sono altre risorse che rendono possibile questa esperienza. Ecco la terza domanda. Oltre alla disponibilità principale di alcuni diaconi, vi sarebbero in questo territorio altre persone disponibili, e voi le conoscete perché i diaconi conoscono un po' tutto, e idonee, come pure vi sarebbe un minimo di risorse pastorali
per poter avviare un'esperienza di diaconia? Anche qui bisogna rispondere con la massima onestà e sincerità, se no ci imbarchiamo in qualcosa, diciamo quello del Vangelo che cominciò a costruire e poi non ebbe la forza di portare a termine. Poi, quarta domanda. Che si intende per risorse pastorali? Risorse pastorali significano anzitutto le persone, ma anche le comunità che sono disponibili, no, a lavorare, perché una diaconia poi deve essere espressione delle comunità, del territorio, che devono aiutare. Tutto quello che può essere risorsa utile per impiantare, far durare nel tempo e portare avanti un'esperienza di diaconia. Dipende anche dalla risposta che diamo alla prima domanda. Se il problema è quello di venire incontro a chi ha fame, allora ci sono dei gruppi che sono disponibili a fornire, no, un servizio di cucina, dipende molto da questo. Quarta domanda, più specifica, siccome i territori che abbiamo preso in considerazione sono molto ampi, pensate alla zona vesuviana oppure la città di Napoli, c'è però un'area, possiamo individuare un'area particolarmente indicata del territorio dove la presenza di una diaconia sarebbe veramente opportuna? Non sarebbe semplicemente un servizio sociale, ma diventerebbe veramente un segno profetico, un segno. Pensate a certe aree depresse, certe aree dove nessuno accosta, pensiamo alla mia zona, a Secondigliano, il quartiere dei fiori, il terzo mondo, no? Dove lì nessuno va mai perché si ha paura solo di entrare, controllando la camorra, con cui appena tu arrivi già ti segnalano. E lì per esempio una diaconia, no? Diventerebbe un segno di speranza, di riscatto per quella gente, no? Ecco, questa è la quarta domanda, individuare un'area strategica importante dove la tenda piantata lì diventa un segno profetico, un segno di speranza, di umanità nuova. E infine, quarta domanda, molto più precisa, specifica, se già potete essere in grado di individuare anche una struttura che in base alle prime risposte, al tipo di diaconia, possa essere disponibile. Questa domanda naturalmente è difficile, però può darsi che in alcuni territori i diaconi sono a conoscenza che c'è una struttura inutilizzata, disponibile, che potrebbe essere adatta proprio per questo. Adesso dovete dire come si dislocano i gruppi di studio, chi sono i moderatori, e questo fino a luna, lavorare nei gruppi di studio, e poi c'è il pranzo, e poi dopo pranzo alle 14.30 i moderatori presenteranno i risultati e ne discuteremo un po' insieme e poi andiamo via. Prima di dare la parola a Daniele, vorrei